Ciao a tutti, sono Andrea Madonia, lo chef del ristorante Santi Peccanti di Lucca. Oggi vi proporrò una ricetta del piccione, useremo i petti, cotti nel forno, arrosto, con come contorno patate tornite, con dei petali di cipolle cotti in acqua e aceto. Piccione tipicamente toscano, cioè non solamente toscano, però è molto usato in Toscana. Ok, partiamo con la preparazione del piccione. Il piccione verrà legato, per quale motivo? Perché legandole evitiamo che la pelle si tiri tutta su se stessa e avrebbe un brutto effetto. Lo condiremo con olio e sale. Le patate vengono semplicemente tornite. Dovranno avere la forma di una piccola banana. Le condiamo con olio, sale, aglio e delle erbette, in questo caso salvia, del mio orto. E le cipolle vengono preparate in acqua e aceto, semplicemente i petali sbollentati e raffreddati in acqua e ghiaccio. Ok, adesso andiamo a inserire il piccione in forno. Prima impostiamo il forno, ho già un programma prestabilito. Praticamente cuocerà a 220 gradi per 25 minuti. Inseriamo anche le patate nel forno, questa volta nel forno sotto, che ho la fortuna di averne due. Quello sotto è impostato sui 180 gradi, cuoceranno all'incirca 20-25 minuti. Ok, il nostro piccione è pronto, lo tiriamo fuori dal forno, lo appoggiamo qua sul banco perché avrà bisogno di un riposo di 5 minuti. Sono nel frattempo anche le patate, le togliamo sempre dal forno. Okay. Andiamo a tagliare il piccione. Mettiamo lo spago, taglio i petti. La cottura è perfetta, è rosa all'interno ed è bello dorato all'esterno. Rilevo i petti e li lascio riposare un attimino sulla carta assorbente. Lasciamo riposare un attimo il petto di piccione, che le carni si assodano. Ok, andiamo ad impiattare. Prendiamo i petti del piccione, posizioniamo in un piatto, piano, le patate come contorno accanto al piccione, i petti di cipolla. Finiamo il piatto con un filo di olio, pepe, sale e del pepe. Petto di piccione al forno con patate arrosto e petali di cipolla all'aceto.